Aveva inviato ad un'amica conosciuta su Facebook un videota, ma si è trovato raggirato e ricattato, tanto da dover sborsare 5.000 euro per tentare di impedire la diffusione del filmato. Alla fine la vittima, un ventenne valdarnese, ha deciso di metter fine ai ricatti e grazie all'intervento dei carabinieri sono state denunciate tre donne. Il giovane, infatti, esasperato, si era rivolto ai militari della stazione di Terra Nuova Bracciolini chiedendo il loro aiuto. Il tutto era partito da un incontro online. Il ventenne aveva infatti conosciuto sul social network una ragazza. Si erano così scambiati dei messaggi, diventati sempre più spinti sino all'invio del filmato hot. Il ragazzo aveva registrato un video di autoerotismo online mandato poi alla donna. Da qui era iniziato l'incubo. Prima il giovane era stato contattato sul cellulare e poi minacciato. La ragazza prometteva infatti di divulgare il video in rete, ma anche di denunciarlo alle autorità e di fargli perdere il lavoro se non avesse pagato. Il ragazzo preoccupato così aveva accreditato circa 5000 euro in alcune carte prepagate prima di rivolgersi ai carabinieri. I militari hanno così identificato, seguendo il tragitto delle somme di denaro e denunciato due donne Italiane pregiudicate residenti in Calabria ed una terza di origini straniere incensurata della provincia di Milano, ritenute le autrici dell'estorsione.